Pronto? Sono Francesco da Milano. Prego. Ascolta, io sono sempre stato un elettore di destra, ma non della Lega, e voi non siete, diciamo, di destra, voi siete Lega. Da oggi in poi io sono con voi, sarò il 16 dicembre, vi dirò di più, porterò anche mio figlio di 7 anni, perché Ti posso chiedere capisca. che cosa ti ha colpito per prendere questa decisione? Ma guarda, io mi sono reso conto che a differenza di tutti gli altri partiti, avete il coraggio, anche quando siete al governo, di dire le cose realmente come stanno. Cosa che gli altri invece non hanno fatto, perché lo stesso Berlusconi, gli stessi Fini, quando arrivano lì, si bloccano, si adagiano sulle loro poltrone e fanno le leggi per andare d'accordo con tutti e per evitare di passare per razzisti e per evitare di passare per questo e per evitare di passare per l'altro. Invece bisogna dire le cose come stanno, noi non siamo razzisti, ma in questo momento in Italia non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. Noi non siamo contro i politici che vengono pagati discretamente bene, ma siamo arrivati all'assurdo in questo momento, perché c'è gente che muore di fame, c'è gente che guadagna senza far niente. Troppe cose che non vanno, manager strapagati, cose fuori dal mondo, che penso che siete l'unico partito in Italia che può aggiustare queste cose. E io voglio che la Lombardia diventi autonoma, perché sono un imprenditore lombardo e mi sono rotto le palle di pagare centinaia di migliaia di euro l'anno di tasse e non avere i servizi che meriterei per le tasse che pago.